cari amici, per la rubrica di Character Story, che ne dite se torniamo a vedere qualcosa per Nintendo 64? È uno dei personaggi più politicamente scorretti che abbia mai visto. È uno scoiattolo! La Rare, tutti voi la conoscete come casa di produzione veramente geniale perché durante la sua vita ha sempre realizzato giochi veramente superbi e quando è approdata nelle console a 16-bit, 64-bit e anche fino alla Xbox, ha sempre realizzato dei titoli veramente belli, innovativi, che potevano far capire che erano dei geniali programmatori. Ma rilasciò durante la sua non lunga vita uno dei personaggi più bizzarri ma anche più simpatici e politicamente scorretti che ci sia mai stati, Conker, protagonista dell'omonima serie rilasciata su svariate console. Chi è Conker? Conker sarebbe uno scoiattolo che ha una vita all'inizio molto spensierata e simpatica, ma alla fin fine col tempo diventerà una vita proprio all'insegna dello squallidume e della volgarità. Questo personaggio era diventata appunto una delle più importanti mascotte della stessa casa di produzione inglese e Rare realizzò dei titoli dedicati a questo personaggio e il suo primo gioco dedicato a lui sarà Conker's Pocket Tales, titolo rilasciato nel 1999 sul Game Boy Color. Questo è stato il primo gioco che ha per protagonista lo scoiattolino Conker. Lui, in questa avventura, è un personaggio che deve muoversi all'interno di ambientazioni tutte in 2D e deve certamente salvare una situazione e salvare i suoi amici, semplicemente usando la sua grande fionda, ovviamente. E questo titolo non ebbe purtroppo successo perché era stato programmato non molto bene, ma se non lo sapete, è questo il primo titolo dedicato a Conker, non il successivo che vedremo dopo. Ebbene, dopo questo mezzo fallimento, la Rare decise di pescare il personaggio e già dal 1997 stavano già lavorando a un titolo che doveva essere rilasciato su Nintendo 64, che doveva chiamarsi semplicemente Conker 64 e doveva essere molto simile a quello per Game Boy Color, al primo episodio, ma visto che hanno pensato, ma se per caso lo provassimo a stravolgere tutto il gameplay? Infatti lo fecero. Decisero di far diventare il gioco molto più adulto. Infatti, se guardate la sua confezione originale, dice vietato ai minori di 18 anni. Starete pensando, cosa? Un personaggio così carino vietato ai minori di 18 anni che abbiamo già conosciuto nell'episodio per Game Boy Advance? Infatti, è così. Il titolo, Conker's Bad Fur Day, rilasciato nel 2001, quando ormai il Nintendo 64 stava per uscire di scena, questo fu anche il saluto della Rare da parte della Nintendo. E questo titolo fu uno dei titoli più volgari, più sessisti, più politicamente scorretti che si siano mai visti. E questo fu un bene, perché qua cominciamo con il nostro scoiattolo che è ubriaco, vomita, lancia parolacce, c'è sangue, violenza, tutto! Tutta una cosa inaspettata che non vi sareste mai visto su un gioco del genere con un personaggio che potrebbe sprizzare tenerezza da ogni parte. Ma questo titolo, oltre ad essere divertente, era bello da vedere, difficile e la storia era semplicissima. Lui che deve salvare semplicemente la sua fidanzata, perché è stata rapita da un re un po' scemo che aveva un problema, raddrizzare una gamba del tavolo. Poi in questo gioco sono presenti tante di quelle parodie che non avete idea. Se questo titolo ebbe grandissimo successo su Nintendo 64, ebbene, il pubblico chiedeva a gran voce un ritorno della serie. Purtroppo, visto che Rare era stata acquistata dalla Microsoft per la Xbox, ci provò un'altra volta, facendo un remake del Conker che conosciamo per Nintendo 64. In pratica si chiama Conker Live and Reloaded. In pratica è lo stesso identico gioco per Nintendo 64, solo con grafica migliorata, che non è niente male, anche se a dire la verità forse storce un po' il naso ai fan accaniti della serie originale. Poi hanno tolto moltissime delle volgarità presenti nel gioco originale su cartuccia, cioè il gioco l'hanno fatto diventare troppo leggero.
Poi hanno anche aggiunto il servizio live per giocare in rete come in Unreal Tournament. Certo, potrebbe forse piacere, ma io dico che secondo me la serie era finita con Nintendo 64 e questo purtroppo fu, Conker Live and Reloaded, rilasciato nel 2005, l'ultimo decente e vero ultimo capitolo della serie. Peccato perché lo scoiattolino cattivo Conker aveva ancora molto da dire, ma non è che non comparirà più in altri giochi, comparirà anche addirittura come personaggio giocabile nel gioco per Nintendo 64 Diddy Kong Racing, sempre della Rare. Poi, lui si è pensato addirittura di realizzare un altro gioco per la Xbox 360, ma venne addirittura smentito e forse quest'anno, visto che c'è stata la presentazione della Xbox One, forse rifaranno un altro titolo dedicato a lui, ma sono voci di corridoio, non è mica una notizia confermata. Nel corso della vita di Conker, hanno rilasciato qualcosa dedicato a lui? Qualche gadget? Sì, non tanti, ma qualcuno. Sono stati rilasciati dalla Rare stessa qualche piccolo manifestino che rappresentavano Conker come un soldato che diceva: "Io voglio te per diventare uno scoiattolo". Insomma, una sorta di manifesto simile "Entriamo in guerra". Poi hanno rilasciato anche addirittura una guida ufficiale per giocare al gioco per Nintendo 64. Poi ci fu la Rare che rilasciò anche addirittura qualche maglietta, che però sono abbastanza rare da trovare. Poi vennero anche addirittura rilasciati, però soltanto negli Stati Uniti, qualche rarissimo pupazzo dedicato al personaggio. E a dire la verità voglio dire che avrei dato non so cosa per averne uno tra le mani, se sapevo della conoscenza del personaggio, ma purtroppo l'ho scoperto solo adesso. Se volete trovarli, datevi da fare perché questi gadget sono molto rari. Beh, non è che c'è molto altro da dire. Conker è un personaggio che è riconosciuto soprattutto per i suoi ottimi videogames. Quindi, ci vediamo alla prossima recensione dei Character Story e vi do un anticipo. È un'altra copia realizzata dalla Rare. Chi sono? Ciao!